Tradizione artigianale e distretti tecnologici, la terza via dell'arte orafa napoletana per farsi spazio in un mercato altamente concorrenziale. Tra le stradine di questo antico borgo del quartiere Pendino di Napoli, tra il 1200 e il 1300, nasceva la prima corporazione della nobile arte degli orefici. Oggi che cos'è questo posto? Sì, è grazie a Giovanna D'Angiò che dal 1200 si tramanda la tradizione orafa campana. Diciamo che il distretto orafo campano, che è il quarto in Italia, in effetti nasce nel borgo degli Orefici, dove ancora oggi troviamo il cosiddetto bancariello, cioè il banchetto da lavoro degli orafi. Attualmente lo stato di salute di questo consorzio del Borgo Orefici di Napoli qual è? Noi stiamo vivendo una seconda giovinezza. Fortunatamente riusciamo a combattere in questo momento la concorrenza degli asiatici. Noi siamo custodi di una tradizione che risale al 1200 e ovviamente attraverso la nostra scuola orafa stiamo lanciando molti ragazzi che si sono aperti o attività o lavorano in altre città. Continua il nostro viaggio nel passato secolare per quanto riguarda la nobile arte che abbiamo lasciato a Napoli. Qui adesso parliamo di un segmento altrettanto particolare. Di che si tratta? Siamo tra Ercolano e Torre del Greco, la patria del corallo e del cammeo. Qui tradizione ed innovazione si fondono, il cammeo in modo particolare viene trattato con materiali naturali ed ecocompatibili. Noi utilizziamo la lava, che è un prodotto storico, stando sotto al Vesuvio, anche il corallo, sono dei materiali che possono essere utilizzati per riprodurre un cammeo. Noi che siamo la quarta generazione cerchiamo di realizzare il tradizionale insieme con qualcosa di nuovo che possa essere anche fashion. Il lungo viaggio nel distretto orafo campano si conclude con uno sguardo in avanti, ben rappresentato dai 350 soci del Consorzio Orafo del Tarì di Marcianise. Il futuro del Tarì è sicuramente guardando un po' a quelli che sono i cambiamenti del sistema orafo, ma anche quelli dell'economia, e quindi si propone di svilupparsi sul mercato internazionale anche con l'appoggio di strumenti innovativi anche informatici. Tra gli imprenditori un nuovo modo di produrre per abbattere i costi e aumentare i ricavi. Noi ci affidiamo a fabbriche del centro-sud Italia che ci curano tutta la produzione dei gioielli e noi come azienda ci dedichiamo alla distribuzione del mercato nazionale e il mercato internazionale. All'interno del Tarì si conclude il ciclo orafo, c'è cioè l'intera filiera, quindi l'oggetto viene progettato e poi realizzato, ma anche commercializzato, addirittura poi arriva nell'ambito internazionale anche attraverso le fiere. Insomma, una tradizione secolare che guarda al futuro di nuovi mercati stranieri, nonostante le criticità quotidiane da affrontare.